Non ho capito precisamente, ma a quanto pare è una fabbrica meccanica elettronica dove si costruiva un po' di tutto, compreso scatole nere degli aerei e, a quanto ho capito, anche apparecchiatura che poi doveva, elettronica sempre, che poi doveva servire a quello che era la centrale o il funzionamento della centrale nucleare di Lenin. Anche in questa zona, come nella piscina, siccome è stata utilizzata subito dopo comunque l'esplosione per la decontaminazione dei mezzi, tutto il pavimento è ricoperto di plastica. Quello che siamo andati fa sempre parte dell'ultima parte della fabbrica, che credo, perché no, forse continua ancora, non lo so, ora vediamo, era la parte del settore chimico. L'ultima stanza dove siamo entrati, come avete visto, c'era ancora tantissimo materiale, c'era abbastanza odore, infatti abbiamo tirato su subito un po' di copertura e ovviamente è rimasto lì. Non so se ho capito bene, vabbè, a parte che c'era una stanza ovviamente con tutte le cave di aspirazione per lavorare questi elementi chimici, ma non ho capito bene se comunque questa stanza qui serviva per la lavorazione di quello che era poi l'uranio, che poi poteva servire ovviamente una volta attivato alla stazione nucleare. Special materials that can go there and go out. This is very, very working.
Don Davide mi diceva, avete presente sulla scena del film dove si vede che guardano dalla finestra, c'è cioè la pipa che guarda dalla finestra l'esplosione, ebbene quella finestra lì, e questo è il dormitorio per i vigili del fuoco. Grazie Davide. Building. Well, it's absolutely empty. Okay. Video? In pratica dove siamo andati era un'altra zona dove gettavano i mezzi utilizzati dai liquidatori. Ora entriamo nella seconda parte, che credo che sia sempre un'altra zona utilizzata come zona di smistamento dei materiali. Là c'è una... come si chiama? Dove si buttano le robe? No, io. Queste sono cisterne che venivano utilizzate per lavare, infatti si vedono gli ugelli, per lavare quello che è il manto stradale. Guardate che razza di bestioni. Questi sono gli ugelli. Considerate che con 17 mm le gomme sono più alte di me. Non ho idea la cisterna quanto grande sia. Appena domandato, in quest'area è pieno di zone come questa con mezzi sia di tipo civile, tipo questi che sono dei caterpillar, camion, sia di tipo militari. Vi è tutta una zona anche dove ci sono tutti gli elicotteri utilizzati per lo sgancio del boro sopra il reattore aperto. È una zona altamente contaminata dove generalmente non si va e ha detto che sicuramente non andremo. St-
sto ovviamente monitorando costantemente la zona e siamo a 0,3.